Di aver partecipato a questa iniziativa, mi auguro che si ripeta ogni anno e che soprattutto comporti un cambiamento e una diminuzione dei femminicidi e di violenza contro le donne, e mi auguro soprattutto che ci sia un impegno da parte di chiunque e che in effetti le cose inizino a muoversi. La giornata di oggi per noi è una giornata importante, siamo la prima municipalità che ha maggiori donne nelle istituzioni e proprio per questo ci siamo sentite, grazie all'assessore Scianni Manica, l'assessore alle politiche sociali della prima municipalità, di dover in qualche modo ridare speranza alle donne. Tant'è vero che la giornata di oggi si chiama appunto Storie di sopravvissute. Storie di sopravvissute perché? Di donne che ce l'hanno fatta ad uscire fuori dal tunnel buio della violenza domestica, fisica, psicologica, ed era giusto porre una mano, una luce, una speranza a queste donne. Tutte insieme ce la possiamo fare. Sicuramente la creazione della rete è fondamentale ed è questo il messaggio che noi abbiamo dato oggi, grazie all'intervento di tante istituzioni che hanno raccontato un percorso da poter seguire, grazie all'intervento di tante associazioni. La donna sicuramente da sola, vittima di violenza, ha più difficoltà ad uscire. La donna invece presa in una rete di sostegno ha grandi possibilità di uscire da questo tunnel. E la rete c'è, perché la violenza in tutte le forme, in tutti i generi, va sempre condannata e noi istituzioni oggi la gridiamo forte per la giornata contro le vittime della violenza, ma in generale dobbiamo sempre cavalcare l'onda che va contro ogni tipo di violenza. Sì, la giornata di oggi non è un caso che viene da un territorio, molti mi dicevano ma come una cosa di questo livello la facciamo partire da un territorio, sì da un territorio, perché qui ci sono le istituzioni più vicine ai cittadini e alle famiglie e loro qui devono trovare le risposte. Purtroppo una denuncia va fatta, noi abbiamo bisogno di più risorse umane e gli assistenti sociali che sono fondamentali per tutte le violenze purtroppo mancano, quelli che ci sono fanno un lavoro incredibile ma ce ne servono di più. Quindi questo è un appello che viene sicuramente alla fine di questa giornata. Ma poi bisogna puntare sulla rete, come diceva il Presidente. La rete è fondamentale perché la rete accompagna le donne in un percorso che è molto lungo. È un percorso che non inizia con la denuncia, cioè non finisce con la denuncia, inizia con la denuncia. Per cui siamo contenti, siamo soddisfatti di aver tenuto con noi oggi degli ospiti importanti che ci hanno parlato degli strumenti che sono a disposizione delle famiglie per fronteggiare questi problemi. Thank you.
Questa mostra nasce con l'intento di trasmettere attraverso l'arte dei messaggi positivi. Infatti le opere che avete visto esposte non sono opere che realizzate con volti tumefatti, ma bensì vengono esposte con la speranza di trasmettere un messaggio positivo a tutte le donne vittime di violenza. Oltre a varie forme d'arte, dalla fotografia, alla pittura, alla scultura, abbiamo anche una performance teatrale realizzata dalla Scuola Cinema di Napoli e con l'accompagnamento musicale di Maurizio Saggiomo. Il tutto è accompagnato in un viaggio dei sentimenti con la speranza che tutte le donne denunciano. Sono la dottoressa Benedetta Bottino, ho preso parte a questo grande evento organizzato da Giusilia Covelli, la dottoressa, una giovanissima storica dell'arte che ci ha permesso appunto di essere qui oggi. Io in particolare ho curato la performance con le ragazze della Scuola di Cinema di Napoli di Roberta Inarta e abbiamo fatto insomma questo lavoro incentrando un poco tutto quanto, tanto i movimenti quanto poi anche la sceneggiatura su dei concetti chiave, quindi l'idea che le donne non si fermano, vanno sempre avanti, continuano, sono forti e chiedono aiuto, chiedono infatti sempre e comunque che sia visto quello che accade loro intorno e che soprattutto la società sia sempre presente in qualche modo alle delicatezze, a quelle che sono anche i momenti più fragili delle donne stesse, così che possano essere da supporto e guardare la violenza del vicino, del parente, dell'amico in maniera tale che poi non debba subirla la donna. Vi ringrazio. Salve, sono Maurizio Saggiomo, sono il presidente di Ritmo Arte Lab. Oggi sono qui presente in qualità di autore e compositore di un brano che è la colonna sonora della giornata della violenza contro le donne, perché il testo parla di questo, e sono anche in veste di gallerista perché con me ho portato Carla Castaldo e ho avuto l'onore di portare Domenico Sepe, che con l'opera, le due opere, sono due opere, una di Carla e una di Domenico. Ma la cosa più che mi preme dire è che è importante che ci sia la presenza di qualsiasi tipo di persona nell'arte, nello spettacolo in generale, per manifestare questo momento di questa giornata che è contro la violenza delle donne. Non facciamo più violenza, per cortesia. Non facciamo che la donna deve sentirsi un qualcosa al di sotto dell'uomo, perché la donna è pari, se non migliore, di uomo. Ciao a tutti, sono Rosalba Cacciola, oggi sono qui al PAN appunto in veste di pianista, insegnante di Rhythm Art Lab e ci sarà un'importante iniziativa che è contro la violenza sulle donne, questa giornata molto importante, in quale appunto suonerò un brano scritto da Maurizio Saggiomo, Nunne Amour, che appunto sottolinea l'importanza di questo tema e mette in primo piano l'arte per combattere appunto questa violenza e questa assurdità, potremmo dire. Lo suoneremo più tardi, quindi Flash Mob alle 18 qui al Palazzo Pan e nulla, vi aspettiamo. Salve a tutti, sono Giuseppina Iacovelli, curatrice della mostra di Emergere Sole Sopravvissute. Vi spiego quest'opera. Questa è una fotografia dell'artista giovanissimo Ciro Pipoli. Ciro è dei quartieri spagnoli e mentre passeggiava per la Vigna Secca conosce Rosaria. Rosaria ha subito violenze domestiche e le racconta Ciro. E nel raccontare la sua storia si nasconde dietro un cellulare, accennando un sorriso. Se ponete attenzione attraverso lo sguardo, si percepisce la sofferenza, ma ammicca un sorriso e quel sorriso di speranza di chi ce la fa, anche qui a Napoli. Allora, questa è l'opera di Flavia Bragale, fa parte del ciclo Anime di Carta. Flavia realizza queste opere con carte di imballaggio e viene rappresentata generalmente una donna prendendo spunto dalle fotografie. In questo caso lei si rappresenta lei stessa, ci guarda, ci osserva e ci sta esprimendo un sentimento triste, ma allo stesso tempo lancia un messaggio di speranza e di rinascita attraverso a un ramo che cresce ora, che va verso l'alto. Questa artista cerca in tutti i
modi di esprimersi con queste anime, sono le sue anime che tendono a riemergere. Quest'opera è la fotografia di Salvatore Minone. Salvatore è un giovane fotografo, questa è la sua prima mostra. E Salvatore riesce a rubare uno scatto a una modella che riemerge dall'acqua. Come potete notare, la modella ha gli occhi pieni di lacrime e la bocca aperta. La bocca quindi esprime il senso di libertà, di chi esce, ce la fa da questa sofferenza che tende ad opprimerla. Quindi da quest'opera nasce il titolo che è Riemergere. Beh, ciao a Napoli, grazie di averci ospitato, veniamo da Venezia, siamo qui per rappresentare questa giornata, è una giornata che ricorda il disagio che molte donne hanno vissuto, che molte donne vivono ancora e che molte donne non dovrebbero più vivere. Siamo qui comunque per rappresentare con un colore che si avvicina molto al cuore. Siamo qui in una città d'anima e veniamo da una città di mare e arriviamo in una città di mare, in modo che anche l'acqua ci aiuti a finire i nostri pensieri. Luana in quest'opera riesce a dare il senso della donna, della profondità di Venezia, della struttura che crea sia la città che proprio gli organi interni e la forza che dobbiamo avere per superare tantissime cose. Speriamo di dare una nota in più di sensibilità a quello che è un po' il nostro voler far trasparire, cioè noi vogliamo andare un po' più nel profondo, anch'io con la mia opera cerco di dare un'analisi più profonda e Luana in questo caso riesce tramite le architetture a ricostruire il corpo di una donna, di una città anche molto femminile come Venezia, che ha voluto portare qui. Allora, adesso io parlo dell'opera di Paola, lei sta parlando della mia opera, io parlo dell'opera di Paola. Adesso ci spostiamo verso di là. Lei è una bravissima scrittrice. Questa non è una scultura, è un'opera, praticamente la pescatrice di perle che va in profondità e porta la bellezza in alto. Sono dei piccoli gioielli secondo me. Aiutami perché io non sono proprio brava a parlare. Beh, l'idea era quella delle donne che vanno in profondità come le pescatrici di perle, che cercano in un elemento prezioso anche di capire perché. Il perché, da dove nascono le cose. La perla comunque nasce da un difetto dell'ostrica per portarsela al secondo livello. Bellissimo. E questo è proprio anche la bellezza delle nostre città, specie di Napoli come abbiamo visto oggi, di Venezia, che nasce dalle diversità e dalle diversità anche delle donne che si sono proposte in tutti questi secoli e millenni. Qui io lavoro tanto anche con le luci, le ombre. C'è questo gioco di... Cerchiamo un pochino di analizzare qualcosa di più, non solo la superficie che magari può apparire in un corpo perfetto quando si è giovani, ma di scavare un po' come se in una struttura, in una città. Esatto. Cioè, ci sono tante cose, i miei oggetti nascono un po' dall'idea di essersi anche fermati all'anima della scultura, di non voler metterci sopra gesso, metterci sopra materiali più pesanti, ma di rimanere un po' quella che è l'anima e la parte interiore della ricerca scultorea, specie di questi anni. Questo gioco di ombre, bellissimo. Quest'opera è Maschere di Diana Franco, un'artista napoletana che si è fatta valere sullo scenario artistico napoletano. Maschere rappresenta l'ipocrisia del mondo moderno. Tutti noi indossiamo una maschera e ci nascondiamo dietro qualcosa, ma soprattutto in questo contesto l'abbiamo fortemente voluta perché sono le maschere che le donne indossano per fingere che vada tutto bene, quando in realtà
hanno bisogno di denunciare. Quest'opera è una realizzazione di pittura su vetro con assemblaggio materico. Se osserviamo bene l'opera possiamo notare l'oro zecchino accompagnato da tela e anche altri elementi. E soprattutto è particolare la pittura sul vetro, perché attraverso l'oro zecchino e gli altri elementi che fanno da sfondo l'artista riesce a creare un effetto tridimensionale. Salutiamo Diana, che in questo momento è alle Canarie, ci manchi tanto, e Napoli ti manda un abbraccio. Si intitola Luxuria, e parla del peccato capitale, che se vedete qua il corpo femminile, tutti questi fili che si lega, a questi corpi, rappresenta la forza, l'unione dell'essere umano, diciamo femminile. Sono Anela Belfiore, sono di Napoli e diciamo che uno dei temi principali delle mie opere è proprio la violenza sulle donne, quindi per me questa è stata un'occasione veramente importante per mostrare quelle che sono le mie opere. Appunto io rappresento questi personaggi con la testa a cuore, perché diciamo che spesso noi tendiamo a ragionare un po' troppo con la testa, con il cervello, anziché con il cuore, e quindi ho deciso di mettere proprio questo cuore sulla testa delle mie donne, di questi miei personaggi, e quasi sempre purtroppo mi ispiro a storie reali, a femminicidi, a violenze, storie di cronaca, e spesso molte mie opere portano proprio i nomi di queste vittime. In questo caso ho portato un'opera generica che rappresentasse un po' tutte le donne di purtroppo queste vittime, però è anche un segno di rinascita questa mostra, quindi questa donna è il segno che si vuole bene, che si abbraccia, perché il primo passo per amare è amare se stessi e poi dedicarsi anche agli altri. Quest'opera si chiama Ira in ottobre 2022 e l'ho realizzata appunto proprio quest'anno, poco tempo fa, per dedicarla alle donne iraniane che hanno subito queste violenze per la morte di Mahsa Amini, di Hadisna Shafir, per tantissime donne che purtroppo stanno combattendo contro questa dominazione iraniana. La donna che ho rappresentato è sempre con la testa a cuore, che è il mio simbolo distintivo, e sul ventre c'è rappresentato l'emblema della bandiera iraniana. La base della scultura è proprio la bandiera iraniana, che porta i nomi di Mahsa e Hadis, due delle vittime di questi scontri, e ci sono una ciocca di capelli che è stato proprio il simbolo di tutte le donne che volevano portare un messaggio in tutto il mondo, e è una mia ciocca di capelli appunto. E poi c'è questo velo, questo panno che rappresenta proprio l'hijab, che è anche un simbolo appunto che l'hanno strappato, l'hanno bruciato, e quindi un po' questa statua calpesta questo hijab come un'icona diciamo religiosa, come la Vergine che è rappresentata che calpesta la serpe, quindi c'è un po' questo riferimento a questa donna che cerca di prevalere sulla violenza. Salve a tutti, sono Flavia Bracale, in arte Flav, e questo è il mio quadro che si intitola Proteggimi.
ci vorrei spendere due parole riguardo la tecnica che sto utilizzando per questi soggetti che io definisco nel mio progetto anime di carta. Anime di carta perché sono soggetti in carta da imballaggio che ritaglio e poi incollo su tela. La particolarità è che sono tutte donne che rappresentano uno stato d'animo o un'emozione particolare. Nello specifico, in occasione di questa giornata, in questa mostra ho scelto lei perché è una donna che si sta celando, si sta mostrando, ma allo stesso tempo è raccolta nel suo abbraccio come a proteggersi. E la foglia oro che le attraversa il braccio e che poi sboccia, diciamo, con questo, una sorta di rami, sta proprio ad indicare quella che è la rinascita, la crescita, ricrescita, insomma, interiore che questa donna auspica per se stessa. E, altra particolarità, sono tutte donne che non hanno gli occhi, non rappresento mai i loro gli occhi, perché do la possibilità allo spettatore di poter guardare e lasciarsi guardare, perché nonostante lei non abbia gli occhi, non so se riuscite a notare, ma sembra comunque che mi occhi. Grazie. Annalisa Pignarossa, opera intitolata Melagrane. Melagrane come simbolo della donna, e cioè la melagrana violata nella parte sinistra e la melagrana invece che fruttifica nella parte destra, perché tutta questa parte sinistra sta ad indicare la violenza. Cominciando dalla caduta dell'angelo, che è ripresa dalla caduta dell'angelo, da una parte della caduta dell'angelo di Chagall, che però si riporta al presente, perché c'è il panno i pennelli di chi in questo momento costruisce ancora la violenza. Quindi questi non sono riferiti all'autore della latrice, ma a chi produce violenza. Così come il coltello che esce fuori dal quadro, i bicchieri che danno la fragilità, il bicchiere caduto, l'anfora, anche se di vetro, che è un simbolo classico, diciamo, della donna. Nell'altra parte c'è la luce che può essere luce dell'intelletto, della ragione, ma anche del cuore, che illumina gli elementi che possono far uscire da questo. E allora in primo piano, prima di tutto, c'è una copertina del giornale Liberazione, guarda caso, con una fotografia di donne che si tengono per mano e la scritta Donna, vita, libertà. Poi continua, quindi la solidarietà, poi la cultura, quindi una serie di libri, cultura letteraria ma anche cultura in generale musicale, che raccolta da questo nastro. In questo nastro c'è un'altra indicazione, se si avvicina, se no, ed è giustizia e pace si baceranno, ed è il Salmo 85, mi sembra, l'ho scritto ma non mi ricordo. Conclude il quadro la danza di Matisse, che è l'elemento di liberazione massima, quando nella gioia si riesce a stare insieme. Poi ci sono altri significati per chi li vuole trovare. Beethoven, perché c'è l'inno alla gioia, perché la nona sinfonia di Beethoven, perché l'inno alla gioia, e fa parte di una serie di nature morte che si rifanno, che io sto facendo, che si rifanno alle prime nature morte, quelle medievali del 500, del 600, dove l'oggetto aveva un carattere simbolico e allegorico, quindi rimandava ad altro, era come se fosse uno schermo, però uno schermo parlato. Perché questi anni di pandemia, di guerra,
non possono lasciare indifferenti. E allora ci sono altre opere che ho fatto che sono sempre un po' in questa direzione. Questo è video. Ah, ciao, grazie, scuola di cinema. Ciao, scuola di cinema di Napoli. Ognuna lo deve dire, ragazzi. Scuola di cinema di Napoli. Scuola di cinema di Napoli. O tutti insieme a coro. Perché